Unisci 15 aziende dell'agroalimentare, della ristorazione e del turismo della provincia di Piacenza, 100 studenti universitari pieni di entusiasmo, idee e mesi di lavoro e di studio per sviluppare contenuti di marketing digitale. Risultato? Progetti e idee da mettere in campo per potenziare la visibilità di un territorio pieno di ricchezze. È questa la sfida lanciata dal professor Roberto Nelli, docente di Content and Digital Marketing della laurea magistrale in General Management dell'Università Cattolica di Piacenza, ai suoi studenti, che hanno reagito presentando numerosi spunti per sostenere le attività commerciali delle imprese e quella promozionale di consorzi e associazioni territoriali coinvolte. Questa mattina la presentazione dei loro progetti. Che cosa state facendo stamattina? Ma stamattina abbiamo 15 aziende del territorio piacentino e 15 gruppi di studio dei miei studenti di Content and Digital Marketing che hanno lavorato durante questo semestre con le aziende stesse per identificare un progetto di content marketing che possa affiancarsi alla strategia di marketing delle aziende che normalmente utilizzano questi strumenti. Ecco, e che cosa è emerso? Ma stanno emergendo dei lavori molto interessanti, i ragazzi hanno interpretato i valori, i significati, le attività di queste aziende e hanno cercato di valorizzarli in un'ottica un pochettino diversa, cambiando un po' prospettiva, quindi non fare la classica pubblicità che le aziende già fanno, ma identificare dei progetti di contenuto, dei progetti editoriali da poter valorizzare per arricchire ulteriormente l'offerta di queste realtà. Abbiamo deciso di creare un percorso di 4 eventi che avesse come protagonista una classe elementare di Monticelli d'Ongina, quindi dove i bambini potessero andare a visitare delle realtà del territorio, prodotti tipici di qualità e vedere e imparare cose nuove sul territorio e sulla qualità dei prodotti. I ragazzi si sono mostrati molto, molto seri nell'analisi, molto strutturati, precisi e molto creativi nelle proposte, però non è una creatività sganciata da quello che è la realtà aziendale, quindi hanno tenuto molto in considerazione se si trattava di agriturismo piuttosto che di famoso albergo. E quindi hanno calato veramente nella realtà aziendale oppure dell'associazione le loro proposte di content marketing.